Bentornati a Speciale Regionali, le nostre interviste ai candidati in corsa per i quattro posti riservati all'Irpinia nel Consiglio regionale della Campania. Oggi è con noi Anna Maria De Stefano, candidata nella lista Terra a sostegno della candidatura di Luca Saltalamacchia alla presidenza. Grazie per aver accettato Grazie il nostro invito. Allora, siamo agli ultimi giorni, le ultime battute di campagna elettorale. Rispetto a come l'avete iniziata, che sensazioni ha trasmesso questa campagna elettorale? Ma noi l'abbiamo intrapresa con lo spirito come si dovrebbe intraprendere qualsiasi campagna elettorale, cioè con entusiasmo, con determinazione, ma soprattutto con chiarezza nelle finalità che ci siamo prefissi. Il nostro programma è un programma che non è stato preconfezionato, ma è partito, era un programma aperto che ha avuto quindi il contributo di tutte le persone che hanno aderito all'idea centrale di mettere al centro della nostra azione politica il sistema, l'ecosistema, no? Il tema ambientalista. E con questo spirito abbiamo cercato anche di fare una campagna elettorale a contatto con le persone, perché nasciamo dai territori e quindi non dai palazzi come lista, e sui territori abbiamo cercato ancora di incontrare le persone per le istanze, quindi è una vicinanza non soltanto nata e determinata in periodo elettorale, ma che viene da lontano e che si promette, questa sì, una promessa di mantenere costante anche al futuro. La sensazione però che abbiamo avuto è di una campagna elettorale già determinata, c'è rassegnazione e resa nei cittadini, c'è sfiducia nella politica e nelle istituzioni, e questo è frutto ovviamente di mala politica a cui siamo stati abituati, cioè c'è un tessuto sociale di rapporto con le istituzioni che va creato, e su questo abbiamo molto, molto lavorato. Occorre lavorare, perché il clima di sfiducia determina poi una mancanza di partecipazione alla vita politica, e quindi anche in contrasto con i principi della Costituzione. Una politica, per poter essere efficace, deve vedere la partecipazione e la condivisione dei cittadini, non solo in fase programmatica, ma poi anche in fase di esecuzione, e quindi è su questo che lavoreremo ancora molto. Ecco, la vostra lista, così come ha detto anche il candidato presidente Saltalamacchia, è una lista di sinistra ambientalista, vicina agli ultimi. Qui, proprio riguardo ai temi ambientali, c'è tanto da fare. L'Irpinia è al centro di una serie di questioni che saranno abbastanza dibattute nel prossimo Consiglio regionale. Mi riferisco, ne cito soltanto due. Una è ovviamente il biodigestore di Chianche, o almeno al momento a Chianche, e la seconda è quella dell'organizzazione del servizio idrico. Qual è la vostra posizione? Come intendete affrontare queste due questioni? Allora, questi sono solo due esempi nei quali la politica si gioca tutto il futuro della regione. Il biodigestore di Chianche è una necessità a cui siamo costretti, perché ovviamente il ciclo dei rifiuti deve in qualche modo chiudersi. Quindi la problematica non è soltanto quella del biodigestore sì o biodigestore no, perché è evidente che sia una necessità. Il problema forse non è neppure quello di dove lo alloco, se non a Chianche, in un altro territorio. Perché ad esempio la scelta su Chianche ha risentito, rimango nel tema specifico per poi allargarmi, ha risentito della... non è una scelta oculata, perché ad esempio per stando i trasporti, essendo in una locazione geografica complessa e difficile da raggiungere, per portare poi i rifiuti ci sarebbe poi anche un grande impatto ambientale dovuto al trasporto. Quindi il problema che noi contestiamo è quello del metodo. La legge prevede che gli organi predisposti all'individuazione dei siti facciano delle
delle scelte oculate in precedenza per vedere appunto la finalità pubblica, l'interesse collettivo. Qui invece siamo partiti diversamente, abbiamo prima individuato il sito cioè senza uno studio scientifico, cioè abbiamo fatto un bando senza ascoltare i territori. Quindi lo scopo è, ma questo non è solo il risultato di una gestione di un'emergenza. Il ciclo dei rifiuti va gestito con una politica che ammonte e quindi che innesti una produzione che riduca delle politiche produttive che riducano la produzione di rifiuti, che riciclano i beni cercando le materie prime, cercando di evitare sprechi nelle risorse. E quindi di ridurre la produzione di rifiuti, e quindi mano a mano si può andare verso il rifiuto zero. Qui c'è bisogno quindi non solo di una politica industriale e commerciale diversa, ma c'è bisogno anche poi di una sensibilità anche dei singoli cittadini a fare bene ad esempio la raccolta differenziata. Cioè, quindi si devono mettere in atto dei processi virtuosi perché poi non si arrivi a discutere di biodigestore, ma qui la digestione, quindi lato che ha poi è venuto, è esempio di una cattiva governance regionale, cioè c'è una frantumazione di soggetti e di luoghi che dovrebbero decidere in più ambiti, e questa incertezza di chi è il soggetto che debba decidere e prendere le decisioni avvantaggia certa politica che se persegue l'interesse di pochi, creando carrozzoni che servono solo per collocare persone, determinate persone, piuttosto che non perseguire l'interesse della collettività. Ecco, l'ente pubblico e la politica in questo deve fare da collante tra l'ente pubblico e il privato e l'impresa privata, che dovrebbe avere una responsabilità sociale. È il momento che anche l'impresa privata si assuma le sue responsabilità. Ecco, mi sono fermata al biodigestore, ma sì, c'era anche il problema dell'acqua. Il problema è analogo, perché anche l'acqua, lo statuto della regione Campania, chiedo scusa che mi ero allungata, sì, su una tematica, anche l'acqua, lo statuto della regione Campania riconosce l'acqua come un bene comune, però poi nell'esecuzione, nella persecuzione di questo obiettivo della tutela del bene comune come acqua, dell'acqua come bene comune, poi siamo andati verso una privatizzazione della gestione, che ha creato debiti pazzeschi, e ora sarà pure si dice di rimanere la gestione in un ambito privato, anche se chi privato ora si assume una carrozzone con tanti debiti. Quindi io penso che l'obiettivo sia sempre quello di mantenerla pubblica, la gestione dell'acqua sempre nell'interesse della collettività. Ecco, il 20 e il 21 si voterà anche per il referendum. Come voterà e perché? Ma io voto no perché non perché in astratto ridurre il numero dei parlamentari ci possa non sia una cosa buona. Non credo però che le finalità e le modalità con cui questa legge è stata fatta siano corrette. Se per una esigenza di riduzione della spesa, ci sono tanti modi per ridurre la spesa. In termini di rappresentatività e di democraticità, qui è in pericolo veramente la partecipazione democratica. Oggi andiamo ad eleggere 4 rappresentanti su un territorio molto esteso e vasto, qual è quello dell'Irpina all'interno della regione Campania, ma il discorso è analogo per il rapporto con il Parlamento, e quindi in termini di rappresentatività non premia una legge elettorale dove la riduzione dei parlamentari viene ad essere ridotta. Ecco,
In conclusione io faccio la domanda a tutti, la stessa domanda a tutti i candidati. Perché un elettore della regione Campania, dell'Irpinia, dovrebbe scegliere Terra e Anna Maria De Stefano? Allora, Terra perché è la vera novità, il vero cambiamento, e per come è nata, dicevo, nasce dalla vicinanza sui territori, mette insieme, la novità è perché è la prima volta che di un tentativo di messa insieme di tutte le sinistre, non soltanto quelle partitiche, ma le istanze di persone che hanno a cuore le istanze di sinistra. All'inizio lei diceva degli ultimi, è la novità. Perché mette al centro l'ambiente non come una tra le tante tematiche, ma perché la tematica centrale, addirittura proponendo il diritto alla natura come criterio interpretativo dell'azione politica e delle norme. Questo è nuova, certo, non ha unito tutte le sinistre, questo è a nostro sfavore, è un dato storico, non si riesce a fare. Però riunisce tutte le persone, anche io che non sono di sinistra, ma che ho una formazione cattolico-democratica, trovo in questa lista uno spazio di libertà e di dialogo e di confronto per la soluzione di determinati problemi. Anche in altre liste sono rappresentati i miei valori democratico-cattolici, però io credo che non si possano avere delle, non dico connivenze, però non si possono sposare dei progetti, se progetti poi ci sono, perché qui sono persone che vengono sostenute dalle altre liste più che progetti, che non manifestano una certa coerenza, parlano di ambiente, ma poi promuovono, non mettono in atto processi virtuosi per l'ambiente, con investimenti, ad esempio, che premino le imprese virtuose che utilizzino un ciclo produttivo pulito, oppure promuovono leggi o meglio, non attuano neppure le leggi regionali sulle emissioni degli odori dannosi. Quindi voglio dire, è una questione di novità, di impostazione, di finalità e anche di coerenza, è un vero cambiamento. Me, perché sono una persona trasparente, non prometto, non ho nulla da promettere, né sarei in grado di farlo. Quello che ho fatto, cosa ho fatto, è la mia testimonianza, insomma, anche se non è una candidatura di testimonianza, vorrei poi mettere a servizio della collettività anche le competenze mie, che sono quelle relazionali, quelle giuridiche che ho maturato in questi anni. È un problema di trasparenza, di coerenza, di fiducia nelle persone, di un'impostazione che penso possa essere di servizio per il territorio e per le persone che abitano in questo territorio. Bene, ringraziamo Anna Maria De Stefano, candidata con la lista Terra a sostegno di Luca Saltalamacchia e appuntamento alla prossima occasione. Grazie.